Martedì 28 novembre, presso il Circolo della Stampa, si è tenuta la quarta edizione di Voci Scomode, storie di chi sfida il potere. L'appuntamento annuale è dedicato alle libertà di stampa nel mondo e alle testimonianze dei giornalisti costretti all'esilio. Organizzata dal Caffè dei Giornalisti in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino e la Maison des Journalistes de Parigi, l'edizione 2017 è dedicata alla Siria. Siamo arrivati quest'anno alla quarta edizione ed è stato un crescendo. Abbiamo iniziato nel 2013 con una mostra di bozzetti sulla libertà di stampa. Negli anni abbiamo invitato e sentito le testimonianze di molti giornalisti rifugiati e giornalisti esperti. Abbiamo negli anni parlato di Africa, Cecenia, Azerbaijan e l'anno scorso la Turchia, e questo è l'anno della Siria, e quindi un buon traguardo anche. C'est un pays qu'on a tendance à oublier maintenant, surtout que les médias ont tendance à oublier ce pays, alors qu'on a là une crise humanitaire terrible avec plus de 4 800 000 réfugiés. Un conflitto locale fra varie comunità siriane, un conflitto anche nazionale, che ha le sue origini nella nascita della storia della Siria contemporanea, diciamo da un secolo a oggi, e che ha dei momenti di scontro guerreggiato sanguinoso, ma anche dei momenti di forte tensione politica. Dal 2011 il conflitto è tornato a esplodere anche in maniera armata tra opposizioni varie e governo. Un altro tipo di conflitto è quello su scala regionale. La Siria è da secoli al centro di interessi strategici, economici di altissima importanza, e poi abbiamo un livello internazionale rappresentato più dallo scontro, a volte anche dall'incontro di interessi fra Stati Uniti e Russia, che continuano a essere comunque le due potenze mondiali. Il est très important justement de rappeler déjà la situation de conflit que vit la Syrie en ce moment, et aussi montrer, enfin rappeler la difficulté pour les journalistes de ces pays-là de faire leur travail librement. Parce que toutes les organisations internationales qui défendent les droits des journalistes soulignent en effet que qu'en Syrie, les journalistes ont beaucoup de mal à faire leur travail. Donc on a beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés, beaucoup de journalistes torturés, et beaucoup de journalistes aussi qui sont morts dans l'exercice de leur métier. Donc voilà, c'est pour ça que cet événement est très important, justement de souligner cette situation et de continuer à sensibiliser l'opinion sur le respect de la liberté de la presse. Un giornalismo molto difficile da condurre, quindi si fa con fortissime restrizioni, non soltanto nel clima attuale di frammentazione, di guerra, di divisione comunitaria, di tensione anche in qualche modo a sfondo religioso, dove le propagande dei vari attori sono molto forti e prevalgono sul racconto indipendente di un giornalismo professionista. Ci vuole una voce che sia esperta, nel senso che se ne parla magari tanto di Siria, però non sempre in modo molto corretto. Questa sera con queste persone e con dei giornalisti siriani cercheremo comunque di far capire qual è la situazione reale nel paese.